strane fenditure che circondano il pomo. D'accordo. Che cosa saranno quelle strane fenditure che circondano il pomo? Ma quale prodigioso congegno è questo? Per un mero soffio non mi ha infilzato. Ecco. Come dicono gli anziani, l'astuzia vale più che la forza. Spero di aver eliminato il problemino della spada. Meglio serrarla, non sia che passi qualcuno. Dunque questo era il temibile cane demone. Le sue dimensioni sono più adatte alla mia tasca di quelle di cane russo, quindi lo farò prigioniero. Molto mi gusterebbe impossessarmi della sua spada, ma una lombaggine è una lombaggine. Vostra grazia ha diritto a permanere addormentato fino a che me ne pungerà vaghezza, arrischiandosi a ricevere un altro colpaccio se si proverà ad aprire un occhio. Per il mio scarso onore, qui vi è più oro che nei denti di mio zio Albertus. Niente meno che il barone von Kortzmayer, che Lucifero lo accolga nel suo seno. Maledizione, è Andrea Spider! Per il mio scarso onore, il terrificante Smoking R. Plantenberg. Per Diana, ma è il malandrino di Nakayama. Questo sì che è un pirata, Alfa Khan in persona. Che mi prenda un fulmine se non sono Lula Dumer, Maria Dell'Onde e Carlotta Hewitt, le capitane del Dragon Queen. Pare incompleto, come se mancasse un idolo, forse. La mia reputazione come pirata non è all'altezza del furto del tesoro di un altro pirata, ma... Non posso sprecare l'opportunità di avere nelle mie mani quella meraviglia. Il grande Dosikua, il numero uno nell'ultimo elenco degli idoli più desiderati. Vorrei, ma solo un pirata di bassissima levatura morale potrebbe rubare il tesoro di un altro pirata. Vediamo che dice il cartello. Depositare qui gli aggeggi inutili. È piena di aggeggi senza alcuna utilità. Non so perché, ma ho la sensazione che non vi sarà alcunché di utile. Aglioli, frate, abiti, liti, un dito, un cervello di pirata, una rammendatrice, un pollo di gomma con puleggia. Ma è senza pile, peccato. Un processore Pentiorum 7 a 24 giga e mezzo, alcuni cotton fioc, una nave trantoriana. Per Diana, un pezzo di formaggio. Ah, è sapone, che schifo. Un deodorante alpino per l'auto, un orologio forchetta. Niente di interessante. Sarà meglio che non lo faccia, non sia mai che il tuffo lo svegli. Anche se ho udito dicerie su certe stranezze che provocherebbe l'acqua mescolandola con determinati elementi, e forse ciò mi sarebbe utile. Potrei anche farlo, ma prima vorrei introdurre un altro tipo di elemento nell'acqua. Se la memoria non mi tradisce... Ecco qui! Forse è giunto il momento di utilizzare questa saponetta per provare a dimostrare la veridicità di certe leggende. Ho udito strane storie su ciò che succede aggiungendo acqua a questo maligno elemento chiamato sapone. Comproviamo se sono veritiere.
meraviglia delle meraviglie. All'acqua è venuta un'orticaria simile a bava gonfiata, come se avesse la rabbia. Dovrei battezzare in alcuna maniera la mia creazione. Acqua saponizzata? Acqua saponosa? Qualcosa in questa guisa. Sì, sarà verità tutto ciò che ho udito sull'acqua saponosa o saponizzante e il suo effetto sulla sporcizia? Non è che io sia esattamente un uomo di scienza, ma ho sempre goduto del praticare esperimenti. Proviamo. Taci, sciocco, che diventerai come un pennello. Incredibile! La sporcizia è scomparsa dalla sua pelliccia. Qual magica arte! E quantunque si sia svegliato, ciò non mi suppone più minaccia alcuna. Tutto il mondo sa che un pirata senza sporcizia perde la sua forza, come rapando i capelli a un colosso di un tempo. Muovetevi, cani rognosi, o fungerete da munizioni per i cannoni. Tatuaggi! Gambe di legno! Protesi a uncino! Protesi a uncino! Ammirate questo, canebotte! Fissare la gomena dell'ancora! Erdinci, ma che cosa gli avete fatto? Ma se brilla persino! Diamine! Povero cane demone! La vergogna non gli permetterà già mai di rialzare la testa! Come avete potuto essere tanto malvagio? Tanto spietato! Tanto crudele! Vi avevo preso per un altro tipo di persona! Felicitazioni! Avete commesso un atto di crudeltà estrema cum laude! Mi tolgo il cappello al vostro cospetto! Osservate questo, cane botte. Per la barba di Nettuno! Se ciò non è una prova inconfutabile di furto e rapina di livello 3, io sono Miss Caraibi! Congratulazioni! Prova superata! Perfetto! Ho superato le 3 prove necessarie per diventare un pirata di bassissima moralità. E l'avete fatto molto bene, in fede mia! Non appena mi trarrete un modulo per il certificato, lo renderemo ufficiale. Ecco qui, cane botte. Vediamo. Avete superato le 3 prove? Il modulo sembra ufficiale. D'accordo. Il vostro reale nome? Io sono il grande Brashan Barskog, comandante della marina inglese e capitano dell'Inter... Brashan Barskog e basta. La B con la R? Bene. Qui ne avremo per un po'. Come sta, vostra grazia, cane botte? La R con la U? Chicco e te curuglio. Qua, 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 qua. Dove avrò già udito questa solfetta? Bene, è fatta! Il vostro certificato, debitamente compilato, sputato e timbrato. Vi auguro una buona giornata. Una vera opera d'arte, sì signore. Adesso sì che me la riempirete, vero? Ma certo! Ricordo di avere sputato sul certificato. Ecco, e non chiedetene più fino a domani. Mi arrangerò con questo, grazie. Inoltre il medico mi ha proibito di ingerire bevande Diamine, non proseguite o vedrete piangere un pirata. Sì, il possesso del mio nuovo e fiammante certificato di pirata di bassissima moralità mi dà il fegato per fare questo ed altro. Vediamo che cosa prenderò. Questo qui. Anche questo. Questo no. Beh, sì.
Quello. Quello più in là. Bene, alla fine mi avrebbe crucciato lasciare lì alcune cose. Come ha potuto starmi tutto in tasca? Molto semplice. Il dipartimento di modeling oggetti 3D ha avuto la geniale idea di conferirmi un buono a ciò che io sia più leggero. Valido per il modello 3D di un immenso tesoro. Firmato Dipartimento di Modeling. Non riesco a comprendere di che si tratti. È probabile che io non me ne sia accorto quando ho preso il resto del tesoro. Per Diana, ma è un imbuto! Come pezzo di un tesoro risulta piuttosto indegno, ma mi sarà utile per parlare all'equipaggio dell'Interfector. Spero che resista. Non mi piace affatto dare grog al nemico. Può essere che così ottenga alcuni semi e... Sì, mi isserò sul davanzale, collocherò l'imbuto nel collo della bottiglia e la riempirò di grog in un battibaleno. Ascoltatemi, cane vecchio. Avete ragione. La faccenda della bottiglia magica era una truffa. Solo adesso ve ne accorgete? Forza, capricciosa magia. Fate il vostro lavoro. Ma dovrò fare qualcosa o giammai la solleveranno. Siete un babbeo. Un giorno apprenderete. Cagnolino da salotto. Abracadabra! Per il fante di Ori. Pareva un suono magico. Giammai apprenderete. Guardate! Per la regina di coppe! Che vi avevo detto? Datemi quei semi. Vivere per vedere, come diceva San Tommaso. Da tutto si apprende, cane vecchio. È vero, cagnolino da salotto. Squali a sinistra! No, voglio dire, squali a babordo! Un momento, a tribordo! Capitano! Da quella parte! Quick, che mi ha mangiato un braccio! Vediamo se questa volta ho maggiore fortuna. Buona pesca! Ci sono quantomeno 5 o 10 semi. Speriamo che adesso gli si sciolga adeguatamente la lingua. Prendete, pappagallino, ecco un seme. Orsù, adesso ditemi dove nasconde l'astro il vostro padrone Malantunez? Il grande Malantunez è sceso agli inferi! Dammi i semi! Partendo dalla Spagna verso l'est e giungendo! Dammi i semi! All'impero del Sollevante! Dammi i semi! E dopo viaggiò a ovest fino alla Terra Nova! Dammi i semi! Successivamente virò a est fino all'entrata dell'inferno nelle Cracche Isole! E una volta ottenuto l'astro occulto dell'Averno, emerse dal di dietro del mondo. Fine! Dammi i semi! Fine? Non ci sono altri semi.
Non sono molto sicuro di come usare ciò che mi ha detto, ma sicuramente si tratta di un indovinello o di una sorta di codice. Brrr, che gli taglino la testa!